Beh, nel 90 succede una cosa strepitosa nel paesino dove io vivevo, no? Nell'entroterra siciliano, vengono girate le scene del film premio Oscar Nuovo Cinema Paradiso. Ed è, secondo me, è stata una svolta anche nel mio cammino professionale, nel mio cammino artistico, ma più che altro mentale. Il veder girare quelle scene lì e poi rivederle nel grande schermo è stata un'emozione pura. Vedere Philippe Noiret, Leo Gullotta, Tornatore, essere lì tra noi paesani, in quel piccolo paese lì, era qualcosa di eccezionale. Beh, quando sono arrivato a Milano ricordo che mi incontravo con Arnoldo Mosca Mondadori, il quale mi presentò un grande artista, uno scultore, pittore, Pietro Coletta, ed era bello perché ci incontravamo a Brera in una caffetteria, ma lo facevamo con cadenza settimanale, cioè ci incontravamo e parlavamo di qualsiasi cosa, di qualsiasi argomento, non c'era mai nulla di preparato e c'erano molti silenzi. Una cosa che più mi ha colpito tra le varie argomentazioni è stata il silenzio. Pietro Coletta mi disse: il silenzio è una nota che vibra all'infinito. Credo, come dicevo prima, che sia stato per me un'evoluzione mentale artistica, perché oggi come oggi, quando scrivo, credo che io attinga molto da quel periodo lì. A me la Sicilia non manca, perché me la porto sempre dentro. Beh, nel 2000 avviene lo shock, perché una coppia di quasi anziani vengono giù in Sicilia in vacanza e, ascoltandomi, mi dicono: beh, vieni su in Germania a studiare. Beh, io non ci ho pensato neanche due volte, ho fatto la mia valigia di cartone e sono andato. Io lì avevo solo i miei libri, il mio pianoforte e il non tempo. Più quotidiano hai, più arte puoi affrontare. Almeno questo è il mio concetto. E mi successe questo, che in Germania Peter May, affrontando una pagina di Schubert, La Trota, mi fece una domanda e mi disse: bene, hai suonato. Ma tu conosci la trota? Sai come si muove una trota in un torrente? No. Tra me e me dicevo: cosa c'entra? Cioè, io ho studiato lo spartito. E invece c'entrava, perché lui mi disse: beh, dietro qui nel bosco c'è un torrente. Prendi lo spartito e vai lì con lo spartito. Aspetta sulla riva, prima o poi passano le trote. Beh, a un certo punto passarono le trote. Ed era strabiliante quello che io vidi, perché le trote si muovono in questo senso. Il brano dice: patapatapapara, patapatapapara. Beh, le trote si muovono così in un torrente. Le trote si muovono con questo movimento. Grazie, Germania.
Avevo 3 anni e mio papà mi porta in banda nel paesello, perché lui suonava in banda. Suonava la batteria, aveva un gruppo che si chiamava negli anni 60 I Missili, fortissimi. E niente, ero lì che suonavo i piatti, ma suonavo, cioè non è che ero lì per far figura o chissà che cosa, ero la statuetta, suonavo veramente. L'essere bambino è, secondo me, la cosa primaria che un artista, che un essere umano deve portarsi sempre dietro. La fanciullezza è, secondo me, il colore fresco che ognuno di noi deve avere nel suo quotidiano. Tant'è vero che il mio forse unico hobby è quello di allenare una squadra di caccia di bambini, di pulcini, di 8 anni. Sinceramente, vedere sorridere un bambino, soffrire dopo magari aver perso una partita, però il sorriso di un bambino è veramente qualcosa che ti lascia tanta forza dentro. C'è musica nel calcio, sai, alcuni allenamenti io li faccio fare ritmicamente, no? Quando si dice ai tempi giusti quel giocatore lì, no? E guarda che quella lì è musicalità. Possibilmente è un musicista mancato. Sicuramente. Tutte le mie composizioni hanno questo aspetto, quello del narrativo, quello del raccontare, quello di estrapolare una frase in un libro che mi ha colpito, la metto in musica, quello di raccontare una storia, inventare una storia. Io ero in vacanza al mare con i miei bambini, con la mia famiglia, e dopo pranzo, il solito riposino, i bambini non riuscivano ad addormentarsi, mi dicevano papà, dai, raccontaci una favola. Io ero più stanco di loro e dicevo dai, inventiamola sta storia, così magari potevo coinvolgerli. Beh, Matteo, il grande, mi dice, amante delle api, mi dice inventiamo una storia sulle api. E dico bello, allora ci sono 5 api che vanno in giro in auto, bello, dai che la scriviamo sta storia, che bella. La Sara, la più piccola, mi dice, vanno su quest'auto e una spider rossa con le ali di ceralacca. Cioè io alle 2 di notte mi sveglio avendo in mente la ritmica di queste 5 api che vanno in giro in auto con una spider con le ali di ceralacca. E mi è venuta una sequenza ritmica che poi è diventato il brano, che poi abbiamo chiamato insieme con i bambini B-Movie, ed è pam 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 pum pam pam pam. Pum, pam, 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 pam. In una certa direzione, dicendogli che non devi alzare le mani, devi sempre parlare, usare la testa. E abbiamo brevettato una frase che è: chi usa le mani non usa il cervello. E questa cosa è paradossale, però per un pianista dire chi usa le mani non usa il cervello è fondamentale, no? Perché nel momento in cui tu usi le mani sulla tastiera di un pianoforte, usi il cuore, non usi il cervello. Beh, è servita questa frase. Thank you.
Thank you.